Ciao a tutti! Sono la vostra Oprah. Oggi andiamo in Italia, un paese ricco di storia, cultura e bellezze naturali. Ma oggi ci concentreremo su una città in particolare. Sto parlando della bellissima città di Sassari, situata nel cuore della Sardegna. Una città che, con le sue strade acciottolate e i suoi edifici storici, racconta storie di un passato glorioso. Sassari è una città con un grande cuore, dove la comunità è al centro di tutto, ma come ogni famiglia, ha le sue sfide e difficoltà quotidiane. Il sindaco Giuseppe Mascia lo sa bene. Con la sua dedizione e passione, lavora instancabilmente per migliorare la vita dei suoi cittadini. Recentemente ha visitato due quartieri, Santa Maria di Pisa e Latte Dolce, per capire meglio le loro esigenze e problematiche. Queste zone sono nella periferia della città, spesso trascurate e bisognose di interventi urgenti. Non hanno sempre ricevuto l'attenzione che meritano, e questo ha portato a una serie di problemi sociali ed economici. Ma il sindaco Mascia sta cambiando le cose. Ha avviato una serie di progetti urbani per migliorare le infrastrutture e la qualità della vita. Si sta impegnando ad ascoltare la gente, organizzando forum pubblici e sessioni di feedback per raccogliere le opinioni dei residenti. Vuole sentire le loro preoccupazioni e lavorare insieme per creare un cambiamento positivo e duraturo. Si tratta di riportare la speranza in questi quartieri, di far sentire ogni cittadino parte di una comunità unita e solidale. E sapete cosa? Io sono qui per questo. Per raccontarvi queste storie di speranza e rinascita. E per mostrarvi come, insieme, possiamo fare la differenza. Santa Maria di Pisa e Latte Dolce sono ricchi di storia. Hanno visto crescere generazioni. Le famiglie hanno creato ricordi qui. C'è un forte senso di comunità. Le persone si prendono cura l'una dell'altra. Ma anche questi quartieri hanno affrontato la loro parte di difficoltà. Nel corso del tempo, alcuni edifici si sono deteriorati. Le strade potrebbero aver bisogno di un po' di attenzione. E tutti meritano luoghi sicuri e belli dove godersi la vita. Il sindaco Mascia vede il potenziale di questi quartieri. Ne comprende la storia, ma vede anche un futuro luminoso. E anche io. Durante la sua visita, il sindaco Mascia non si è limitato a parlare. Ha ascoltato. I residenti hanno condiviso le loro preoccupazioni. Hanno parlato di cose come la necessità di una migliore illuminazione stradale. Alcuni hanno detto di volere luoghi più sicuri dove i bambini possano giocare. E sapete cosa c'è di straordinario? Il sindaco Mascia ha preso appunti. Si preoccupa davvero di quello che i residenti hanno da dire. Non si tratta solo di sistemare gli edifici, ma di costruire la fiducia. Si tratta di fare in modo che tutti a Sassari si sentano ascoltati e valorizzati. Il sindaco Mascia ha un piano. Vuole assicurarsi che questi quartieri abbiano delle ossa forti. Pensateci, non si può avere un corpo sano senza uno scheletro forte, giusto? Beh, anche i quartieri hanno bisogno di ossa forti. Questo significa investire nelle infrastrutture di base. Cose come sistemare strade e marciapiedi. Assicurarsi che il sistema fognario funzioni correttamente. E naturalmente, assicurarsi che l'elettricità sia affidabile. Possono sembrare piccole cose, ma fanno un'enorme differenza. Sezione 5. Spazi pubblici come centri di comunità. Parchi, piazze e luoghi di incontro. Ma non si tratta solo delle basi. Il sindaco Mascia vuole creare spazi dove le persone possano incontrarsi. Immaginate bellissimi parchi dove i bambini possano giocare. Pensate a piazze vivaci dove le famiglie possano riunirsi. Questi spazi diventano il cuore di un quartiere. Sono luoghi dove nascono amicizie, dove i bambini possono correre liberi e dove i vicini possono incontrarsi e raccontarsi storie. Questi spazi pubblici diventano motivo di orgoglio. Uniscono le persone. Sezione 6. Il potere della partecipazione. I residenti come partner nel progresso.
Ecco cosa mi piace di più di questa iniziativa. Non è solo l'amministrazione comunale che arriva e dice: sappiamo cosa è meglio. No, signore. Il sindaco Mascia sa che il vero cambiamento avviene quando tutti collaborano. Sta invitando i residenti a essere partecipanti attivi. Le loro voci, le loro idee, i loro sogni per i loro quartieri sono importanti. Si tratta di dare potere alle comunità. Si tratta di dire: non siete dimenticati e le vostre voci meritano di essere ascoltate. Sezione 7. Promuovere lo spirito di comunità. Celebrare l'identità e l'appartenenza. In ogni angolo del mondo, le comunità si riuniscono per celebrare ciò che le rende uniche. Quando le persone si sentono ascoltate, accade qualcosa di magico. Si crea un legame speciale che va oltre le parole. Provano un senso di appartenenza. Questo senso di appartenenza è fondamentale per il benessere di ogni individuo. Sono orgogliosi della loro comunità. Questo orgoglio si riflette in ogni gesto, in ogni sorriso, in ogni abbraccio. Ed è di questo che si occupa questa iniziativa. Si tratta di creare spazi dove ognuno si sente valorizzato e rispettato. Si tratta di celebrare l'identità unica di Santa Maria di Pisa e Latte Dolce. Questi eventi sono un riflesso della ricca storia e cultura di queste comunità. Si tratta di mettere in mostra i talenti, la storia e le tradizioni che rendono questi luoghi speciali. Lo spirito delle persone che vivono in questi quartieri. Ogni storia condivisa, ogni ricordo raccontato, rafforza il tessuto sociale. Quando le persone si sentono parte di una comunità, sono più felici e più connesse. Sono più propense a partecipare. Partecipare attivamente significa contribuire al benessere collettivo. Sono più propense a prendersi cura l'una dell'altra. Questo spirito di solidarietà è ciò che rende una comunità viva e vibrante. E questo crea una comunità più forte e resiliente. Una comunità dove ognuno si sente parte di qualcosa di più grande. Sezione 8 pari opportunità per tutti, investire in ogni angolo di Sassari. Vedete, non si tratta solo di due quartieri di Sassari. Non si tratta solo del centro storico o delle periferie. Si tratta di qualcosa di molto più grande. Si tratta di unire ogni angolo della città, di creare un tessuto urbano coeso e inclusivo. Si tratta dell'idea che tutti, indipendentemente da dove vivono, meritino le stesse opportunità. Che ogni bambino, ogni famiglia, ogni anziano abbia accesso alle stesse risorse. Si tratta di creare una città in cui tutti si sentano valorizzati, dove ogni voce sia ascoltata e ogni contributo sia apprezzato, dove tutti abbiano accesso a servizi pubblici di qualità, biblioteche, centri sanitari, scuole e trasporti efficienti per tutti, dove tutti abbiano la possibilità di realizzarsi. Che si tratti di lavoro, istruzione o tempo libero, ogni cittadino deve avere le stesse opportunità di successo. L'iniziativa del sindaco Mascia è un potente promemoria del fatto che siamo tutti connessi, che le nostre azioni, grandi o piccole, hanno un impatto sulla comunità, che tutti noi abbiamo un ruolo da svolgere nella costruzione di un futuro migliore, che ogni gesto di solidarietà, ogni atto di volontariato, contribuisce a creare una città più forte e unita. Si tratta di creare una Sassari in cui tutti possano dire: questa è la mia città e sono orgoglioso di chiamarla casa. Una città dove il senso di appartenenza e l'orgoglio civico siano palpabili in ogni strada, in ogni parco, in ogni sorriso. Sezione 9. Un futuro migliore insieme. Speranza e collaborazione in azione. Il viaggio non sarà privo di sfide. Il cambiamento richiede tempo. Ma io sono fiduciosa. Sono ispirata dall'impegno del sindaco Mascia e dei residenti di Santa Maria di Pisa e Latte Dolce. Stanno mostrando al mondo cosa può accadere quando le persone si uniscono con una visione comune. Stanno dimostrando che anche di fronte alle avversità, la speranza può fiorire. E questo, amici miei, è qualcosa che vale la pena celebrare.